Strato carbonio. Ecco una delle texture più richieste nel custom. Per realizzare questo effetto ti occorre un cartoncino o uno stencil più o meno di questa fattura. Lo puoi tagliare per conto tuo con il tuo plotter oppure acquistarlo già pronto. Immaginiamo di dover realizzare l'effetto carbonio all'interno di questo squarcio sul nostro cartoncino o sulla superficie che abbiamo prescelto. Posizioniamo il nostro stencil e teniamolo fermo. Aerografiamo con leggerezza per realizzare la prima stesura di grigio chiaro. Adesso trasliamo lateralmente il nostro stencil in modo da sovrapporre in un'altra posizione la seconda passata di aerografia. Può essere anche un pochino più intenso, in modo da contrastare con il grigio chiaro dato nel primo passaggio. L'effetto ottenuto è questo, e adesso vediamo l'impatto togliendo la mascheratura. Una texture molto gettonata che ti servirà per fare bella figura con i tuoi clienti. Ciao, alla prossima e buon lavoro con l'aerografo!